Please, put on your earphones to get the deepest PoultryKid disco experience. Por favor, usar los auriculares para conseguir la más profunda PoultryKid disco experience. Bitte, gebrauchen Sie die Kopfhörer, die tiefste PoultryKid disco experience zu bekommen. Hey, welcome aboard the fun train. Let's lay down some bass. Get groove with the move. Come on, hi-hat. Okay, let's have some nell'ambito del progetto che propone. Abbiamo quasi l'impressione che si compiaccia ad adottare un comportamento contestatore, un po' scapestrato, senza offrire, sembra quantomeno, senza offrire un progetto coerente, ben concepito, approfondito agli italiani. Prova interesse nei confronti di Grillo, oggi invece dice che è un tribuno spiatato. Cos'è che le ha fatto cambiare idea? Penso sia un partito esclusivamente di protesta. Ogni tanto fa battaglie giuste, ma in maniera sconclusionata, senza un progetto generale. Non sembra, insomma, un partito adatto a governare. Queste persone non sono state espulse perché non hanno versato i soldi. Queste persone sono state espulse perché, pur avendo versato i soldi, anziché certificarle su un sito di cui non si capisce bene e hanno posto problemi di privacy, l'hanno pubblicate sulle loro pagine Facebook, da altre parti e via dicendo. Quindi la ragione dell'espulsione non sarà una casta, assomiglia di più a una setta. Non c'erano perché erano andati a casa, non siete usciti all'aula. Voi sabato ve ne siete andati a casa e ci siamo votati da soli la stabilità. E potete anche verificarlo perché erano voi i trolli che se ne andavano a casa. È una realtà, non è me la sto inventando io. Poi che dopo la si condisca perché bisogna dargli una tinta politica è un altro paio di mani. Cantone ce l'ha messo Renzi lì, chiaro? E significa qualcosa, e ha significato qualcosa rispetto all'Expo, e significherà sicuramente qualcosa anche rispetto a quello che sta avvenendo a Roma. E potrei continuare, quindi uno può criticare nel merito, può essere non essere d'accordo, non potete avere un approccio che siccome le cose non sono quelle che fate voi, come le volete voi, alla virgola, allora non sono nulla, fanno schifo e anzi sono contro una politica di onestà, di anticorruzione e via dicendo. No, magari sono diverse, perché magari su alcune cose non si è d'accordo, lo svuota carceri. Lo svuotacarceri, lasciamo intendere che è stato fatto per mettere fuori dal carcere i rom che hanno rubato o l'immigrato che ha violentato qualcuno o qualcun altro. No, innanzitutto sai perfettamente che lo svuotacarceri, chiamato svuotacarceri, prevede
liberare le carceri per alcuni reati diciamo di scarso rilievo. In questo paese un terzo della popolazione carceraria è in carcerazione preventiva, cioè in base alla Costituzione italiana è innocente. Facciamo patti in segrete stanze con gente pregiudicata. Questa è la differenza tra noi e i partiti. Ora vi lasciamo perché dobbiamo andare a lavorare. Arrivederci. Va bene, allora questi erano anche questo atteggiamento di continuare a parlare di pregiudicati. Ma no, non parliamo di pregiudicati. Non importa, sempre pregiudicati. Comportamento parlamentare, smettetela. Prego. Presidente, la differenza tra noi e loro è questa. Su questo provvedimento noi vogliamo che le prossime elezioni, la prossima campagna elettorale siano regolate da una legge che regolamenta lo scambio politico mafioso elettorale, e loro no. Il gruppo 5 Stelle vuole che questo provvedimento torni alla Camera, perché è così, sono certi che il provvedimento non verrà approvato in tempo per la campagna elettorale alle europee. Questo è il loro disegno, punto e basta. Vi mandiamo un caro abbraccio, ma pensiamo
che il nostro compito sia quello di continuare a lavorare per il futuro dell'Italia, lasciate le vostre urla, le vostre grida, che ai tempi del Manzoni erano una cosa seria, con voi sono invece soltanto, lasciate svolgere le comunicazioni, il senso di una frustrazione che noi comprendiamo. Prima il 416 ter, perché di questo stiamo parlando, cioè il voto di scambio, era possibile semplicemente sempre quando ci fosse del denaro in cambio. Adesso c'è qualsiasi altra autorità, non solo data ma anche promessa, quindi un passo avanti si è fatto. Prima la pena non c'era da 4 a 10 anni come c'è adesso. È vero che nella formulazione che avevano previsto, sì, l'avevano previsto fino a 12 anni, ma da 4 a 10 anni non è uno scherzo ed è una pena che comunque, se non vai al minimo ed è uno scherzo recidivo, puoi arrivare fino a 10 anni e non mi pare poco, e il principio di gradualità delle pene deve essere rispettato. Oggi è stato fatto un passo avanti importantissimo e questo passo avanti non va schernito né va utilizzato in forma elettorale dicendo che non è stato fatto niente. Certificate quelle votazioni, anzi dai commenti si sarebbe detto che l'80% avrebbe votato contrario all'espulsione. Però scusi, cui... secondo lei è stata falsificata? Sì, niente è vietato di pensarlo. Quando lei parla di stessa matrice che gestisce le votazioni e che poi dice, diciamo, questi voti o lei, La casa legge associata. Quindi se c'è qualcuno che ha, come dire, falsificato queste votazioni è da... i giuristi a casa legge associati? Beh, sono loro che gestiscono il sistema. Io vivo a Grillo di essere coerente con quello che promette e lasciare il movimento. No, dico, alla fine lui aveva promesso qualcosa, aveva detto che se non fosse arrivato con anche solo un voto in più rispetto al PD, lui sarebbe ritirato, no? Quindi penso che dovrebbe fare, mantenere promesse. Lui è, ha sempre anche criticato chi diceva quello che si dice poi in campagna elettorale, poi non lo si realizza dopo la campagna elettorale. Ecco, questa è l'occasione per dimostrare che lui è diverso dagli altri, no? Abbiamo messo un fondo di garanzia che però io sono venuti fuori dei dubbi dalle ultime inchieste giornalistiche. Si tratta di un fondo di garanzia gestito dal Medio Credito Centrale di proprietà di Poste, che viene, praticamente aiuta le banche di fatto, non è un vero aiuto. Viene erogato il credito alle micro imprese sotto un certo fatturato. Queste solo se hanno i bilanci a posto, quindi solo quelle che stanno a posto, non quelle che sono in difficoltà. Poi alla fine questo, il credito viene erogato con alti interessi che vengono dati. In realtà bisognerebbe aiutare quelle che sono in difficoltà, perché quelle che stanno bene... ha detto va tutto benissimo, i flussi di contatti sul blog sono i medesimi, abbiamo sempre i soliti 20 milioni di contatti alla settimana, i click sono i medesimi, quindi l'obiettivo, e qui vado un po' a rispondere alle domande del professor Campra, l'obiettivo è mantenere quel tipo di capacità di flussi verso quel tipo di canale. Sul blog. Di Grillo. Questo, sì, ma però nelle urne i voti non c'erano, non è, né in Calabria, né anche in Emilia Romagna. Cioè, no? Non è fondamentale. Quello l'ha ripetuto almeno nell'ora e mezzo in cui sono stato lì, l'ha detto proprio espressamente, va tutto benissimo, va meglio di così non potrebbe andare. Cioè, quindi a Grillo non importa niente se perdete questo, i voti? Questo è quello che mi ha detto lui. Il concetto fondamentale non è la parte politica. No, lei l'ha spiegata benissimo. È mantenere un determinato livello di flusso su un canale e riuscire a spostare in questo periodo quella è la massa pubblicitaria da questo mezzo ad altri mezzi, né più né meno. Ho sentito un collega, mi sembra Alessandro Di Battista, dire che gli basta il 12-13%, perché quello è il numero di voti che gli consente di avere un flusso dati buono per quanto riguarda la parte internet, che è quella della parte fondamentale. E se lei ha fatto caso, tutti quelli che erano gli attivisti e lavoravano nel Movimento 5 Stelle se ne stanno via via andando via per essere sostituiti da fan, da persone che mettono click, da persone che guardano video. È vero che Grillo ieri ha detto che il Movimento va bene perché il sito fa i click? Esattamente. È vero. È vero. E questo secondo lei è sintomatico di Grillo? Io è un anno dico che noi siamo un prodotto editoriale.
sapere appunto sulle votazioni, vorremmo sapere come mai non c'è la possibilità di riconteggiare i voti, che è una cosa che in tutte le votazioni democratiche nel mondo è permesso proprio per far sì che siano delle votazioni trasparenti. Grazie, grazie. Siamo... Sì, sì, c'è una scaletta, ma noi adesso questa scaletta ne facciamo parte. Io vorrei sapere, voi non siete curiosi di sapere qual è lo staff di Milano? Persone che sono state espulse. 400-500? Sì, consiglieri regionali, consiglieri comunali, attivisti di base. Quando sono state per esempio votate le espulsioni, loro tutti ti hanno detto, no, che hanno tutti votato contro. Cioè in quel momento lì Casaleggio, in quel preciso momento della votazione, ha l'elenco di quelle 4.000 persone che in tutta Italia non sono d'accordo con lui. Quelli sono gli espulsi. E chi ha il 99% del controllo e ha per di più lo strumento informatico, cioè è Dio. Il problema è che la proprietà di questi strumenti non può essere in mano di due persone. Il movimento ha avuto una svolta 2 anni e mezzo fa, quando Casagrillo si è accorto che effettivamente avevano creato un movimento democratico, dove l'uno vale uno valeva veramente. Di conseguenza cosa succedeva? Che perdevano loro il potere. Loro si sono trovati nella condizione di dire, beh, noi abbiamo creato questo movimento stupendo, però non contiamo niente, contiamo come gli altri. Non va bene così. Hanno deciso di creare una gerarchia. Hanno gli annusatori. Sì, gli annusatori sono quelli che si mettono in fila, appena Grillo fa una scorreggina vanno subito lì ad annusare. Dove loro comandano e dopo ci sono gli annusatori dietro che eseguono, che a sua volta hanno altri annusatori. È un effetto a cascata. In prigione perché con colpa ha fatto morire, ha ucciso 3 amici, è entrato dentro una strada dove c'era un cartello che avvisava strada impraticabile, lastre di ghiaccio, e lui è riuscito a uscire dalla sua auto che è precipitata e sono morte 3 persone. È stato condannato per omicidio plurimo colposo a 14 mesi. E quindi è un pregiudicato, è un assassino, e quindi di prigione la scampata non dovrebbe tornare su argomenti del genere. Grillo è conosciuto in tutto il mondo dello spettacolo come uno che non faceva spettacolo se quanto a lui dovuto non era pagato in gran parte in nero. L'ha denunciato un coraggioso imprenditore, mi sembra che si chiami Liquori. Tutti i giornali hanno fatto finta di non sentire, credo che solo un giornale abbia dato questa notizia, ma ce ne sono molti altri.
rappresentanti del Movimento 5 Stelle alla Camera e al Senato non sono liberi di dire quello che vogliono? No, sono liberi di dire quel che vogliono fino a un certo punto, è una libertà condizionata. E, ovviamente sono persone che vengono dal nulla e si sono per lo più, andiamo a vedere le dichiarazioni dei redditi, arricchite con la politica, anche se hanno lo stipendio tagliato, ma comunque io ho avuto una polemica con il vicepresidente della Camera Di Maio, sì, che si prende circa 6.000 euro alla fine al mese, non sono pochi, avevo conoscenti che non avevano i soldi per pagarsi la bolletta della luce e che sono arrivati in Parlamento, legittimo, io credo che anche la gente del popolo debba poter avere accesso al Parlamento, però prima molti loro erano critici già con Casaleggio, adesso che sono là fanno i talebani perché hanno segretarie, soldi e come dire, e la fama. Cioè, no? Sta dicendo che quelli che sono in Parlamento sono lì per i soldi, seppure decurtati, loro dicono ci teniamo quanto, credo 2.500 euro e non tutto. Beh, i soldi sono un fattore importante, se no non avrebbero avuto tutte quelle questioni sugli scontrini. Oggi noi non sappiamo effettivamente quanto spendono dalla diaria. Potrebbero tranquillamente farci la cresta, pagarsi le cravatte, la coat, come qualcuno mi racconta, senza che i cittadini che controllano la rete possano saperlo, perché i giustificativi non ci sono. Il tema dei soldi è importante perché il Movimento 5 Stelle non ha creato una nuova classe dirigente. Cioè, lei sta dicendo che non c'è trasparenza in realtà sui soldi gestiti dal Movimento 5 Stelle dai parlamentari? Assolutamente, ma se si va sul sito www.tirendiconto.it, che è quello che loro usano per far vedere che ridanno i soldi, eccetera, e uno ci può andare in tempo reale attraverso internet, si accorge che ci sono delle voci generiche senza giustificativi e che poi c'è una voce che si chiama altro, che è molto alta per molti parlamentari, anche talebani, e non si capisce cosa sia. Hanno i cerchi magici, li hanno sdoganato le parentopoli in Parlamento, hanno sdoganato il tema della trasparenza perché il bilancio, 10 milioni di euro di finanziamento pubblico per Camera e Senato, non ce lo fanno vedere nei dettagli di spesa. Dovevano aprire i soldi, eh? Dovevano aprire gli unici che hanno restituito i soldi. Allora, innanzitutto non hanno restituito il finanziamento pubblico al partito, perché l'unico che l'ha fatto sono stato io insieme al collega del Piemonte nel 2010, che mandai la lettera a Gianfranco Fini, presidente della Camera. Loro, per la legge 96-2012, non hanno diritto al finanziamento pubblico perché non hanno uno statuto democratico. Quindi è come se io dico che ho restituito una vincita che non ho fatto. I soldi non gli sono mai arrivati, quindi non li hanno. 42 milioni, quell'assegnone stupendo che ogni volta che lo vedo mi emoziono. Finto, che roba è? È finto. Com'è finto? È finto, è un assegno di cartone. Napolitano non può essere accusato di cose insensate. In compenso, il capo di questa signora è un assassino condannato. Sgarbi, lo sapevo che doveva intervenire. Sì, Sgarbi farebbe bene a tacere e a non interrompere le persone che stanno parlando. Vittorio? Parli del suo assassino. Vittorio? Lei dipende da un pregiudicato. No. Si ricordi le sue due condanne e se vuole tiriamo fuori. No, Giulia, i nostri precedenti di sei anni fa. Ehi, pensi alle sue. Io non ne ho di condanne, Sgarbi, nessuno di me dei parlamentari del Movimento 5 Stelle ne ha. A quello del suo capo. Mi devo mettere in mezzo. L'assassino di Grillo. Io non ho Sgarbi, al contrario di lei. È una castrata. Se non accetteranno queste condizioni, è una presa in giro. Dopo le elezioni è una presa in giro. Consultivo, consultativo, chiamatelo come vuole. Ma che referendum consultivo? Non è costituzionale. Se ne fa quei coglioni se non è costituzionale. Lo faremo lo stesso. E vedremo e deciderà il popolo italiano se uscire o no dall'euro. Lo decide il popolo italiano, non dei cazzoni di partito. Mi sembra molto chiaro, Salvini, cosa c'è che non va? No, molto chiara la proposta. È un cazzone di partito lui, è un cazzone di partito lui, perché il referendum consultivo è una presa in giro, è una truffa. Uscire dall'euro si può con una riga di decreto adesso. Quello che hanno fatto in questi giorni in Parlamento è squadrismo. Si chiama così, è squadrismo. Quello che ha detto Renzi. Io non lo sapevo, ma ha ragione Renzi a dirlo e lo dico anch'io. Sa che è ancora peggio, che è squadrismo inconsapevole. Quando Di Battista dice sono nato nel 78, si figuri il fascismo. Bene, lui non lo sa.
ma il fascismo era così. Si è detto stiamo regalando 7 miliardi e mezzo di euro alle banche e questo non è assolutamente vero. Non esiste un trasferimento di liquidità pari a 7 miliardi e mezzo che dalla Banca d'Italia pubblica finiscono nelle tasche delle banche. Questo è il primo punto e va detto. E a loro interessano i click. Che ci sono sul blog e del resto non me ne può importare di meno. Questo non è quello per cui io 5 anni fa ho iniziato a impegnarmi nel movimento, come me tante altre persone. Molto risentimento nell'aria in questo momento. Il fatto è che chi ha tradito i valori del Movimento 5 Stelle non siamo noi, sono loro. Per noi il faro è sempre stato il regolamento e oggi il regolamento è stato stracciato da lui, da Casaleggio, da Vito Crimi e da Riccardo Nuti. C'è una lettera di Beppe Grillo che Beppe Grillo inviò a Napolitano nel giugno del 2011, leggo testualmente, Grillo diceva: Presidente, lei ha il diritto dovere di nominare il nuovo Presidente del Consiglio al posto di quello attuale e suggeriva una figura di profilo istituzionale non legata ai partiti col mandato di evitare la catastrofe economica. Cioè Grillo faceva l'identikit sostanzialmente di Prodi e ora grida al colpo di Stato. Questo mi pare ponga di Monti, la parola di Monti, questo mi pare ponga Gianluca la parola fine sulle polemiche che abbiamo conosciuto.